verissimo, Marco Predolin, Cristiano Malgioglio è falso. Marco Predolin, l'accusa a Cristiano Malgioglio è verissimo. Marco Predolin è sicuramente uno dei concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello VIP a non essere passato inosservato agli occhi del pubblico. Dopo qualche giorno all'interno della casa più spiata d'Italia, il presentatore si è fatto subito notare per le sue esternazioni omofobiche e, successivamente, per la squalifica dal gioco a causa di una bestemmia in diretta televisiva. Insomma, sicuramente un concorrente che ricorderemo per molto tempo. Domani a Verissimo, come anticipato da Blogo, andrà in onda la prima intervista fatta a Marco Predolin dopo la sua eliminazione dal gioco. Durante la chiacchierata fatta con Silvia Toffanin, presentatrice dello show, il conduttore ha rilasciato alcune affermazioni su Cristiano Malgioglio, famoso paroliere di Mina. Marco ci è andato giù pesante, dichiarando che il cantante non è stesso all'interno del Grande Fratello VIP, ma che interpreta un personaggio studiato ad hoc per farsi notare dai telespettatori. Purtroppo, per motivi legati alla squalifica del gioco, Cristiano Malgioglio e Predolin non potranno avere l'ennesimo confronto davanti alle telecamere del lunedì sera, ma siamo certi che la conduttrice di Verissimo, non appena il paroliere di Mina terminerà il suo percorso all'interno del reality, mostrerà a Cristiano le clip riguardanti le affermazioni di Marco sul suo conto. Cristiano Malgioglio, Verissimo, le dichiarazioni shock di Predolin. Marco Predolin non sembra aver riscosso particolare successo tra il popolo del web. Le sue prime parole dopo il GF VIP sono colme di delusione. Il motivo? Come ogni concorrente, preferiva terminare il suo percorso su Canale 5 per volere del pubblico e non per una squalifica data dagli autori dello show. Durante l'intervista a Verissimo, che ricordiamo sarà trasmessa domani pomeriggio, oltre a parlare di Cristiano Malgioglio, Marco Predolin si dice contento di essere uscito per quella che definisce una leggerezza e non per un motivo più serio. Il popolo del web ha sempre fatto pressione agli autori del Grande Fratello VIP affinché prendessero provvedimenti verso Predolin, ma per le dichiarazioni omofobe rilasciate durante il corso del programma e non per la bestemmia detta in un momento scherzoso. Dopo l'avvenuto confronto Cristiano Malgioglio, sembrava che i due si fossero finalmente chiariti, ma Marco lo accusa, di fronte alle telecamere di Verissimo, di interpretare un personaggio e di non essere se stesso all'interno della casa più spiata d'Italia. Ovviamente, non possiamo confermarmi se il paroliere di Mina stia effettivamente recitando un ruolo. Quel che è certo è che è uno dei personaggi più amati dal pubblico di Canale 5.